Siamo fortunati, questa mattina abbiamo beccato Patrizia Trapella, presidente del mercato del pesce al minuto. E state in pescheria? Sì, vengo proprio dalla pescheria. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Vengo dalla pescheria che questa mattina ha la fortuna di ospitare diversi cittadini di Chioggia, ma anche quelli che vengono cosiddetti chiamati foresti, ma che per noi sono una grandissima risorsa, e sono i nostri turisti che arrivano dalle città limitrofe del Veneto e che sono qui per trascorrere, speriamo, un weekend che sia clemente, dalle previsioni non molto, però oggi senz'altro si potranno godere il sole e il nostro pesce nostrano di Chioggia. Qualche particolarità? Io ho sentito stamattina, prendevo il caffè proprio lì in fondamento a Marangoni, in quel baretto, mi sembrava un po' adirato il gestore perché hanno chiuso quella uscita della pescheria e praticamente lui non lavora più. Con tanta simpatia all'amico del bar che si trova in fondamento a Marangoni, che saluto e al quale auguro una buonissima giornata. Ci sono stati, diciamo, degli scambi di opinione relativi alla ordinanza della nostra amministrazione che ha previsto la possibilità dell'ampliamento del plateatico, e questo comporta naturalmente per Fondamenta Marangoni la presenza di attività di ristorazione e di bar che sono tra le attività del centro storico più importanti e che naturalmente si trovano a dover fare i conti con quelli che sono gli spazi purtroppo molto contingentati che vedono la presenza in Fondamenta Marangoni anche dei nostri motocarri. E questa situazione è già stata fatta presente anche da parte mia, anche agli uffici dell'amministrazione, proprio perché si tenga conto dell'importanza e della necessità anche di salvaguardare il rispetto della catena del freddo, che noi, quindi tutta la normativa igienico-sanitaria che i nostri ragazzi in pescheria devono mantenere. Quindi all'interno dei motocarri abbiamo dei frigoriferi e il passaggio del pesce dal fresco, dal frigorifero al banco deve essere immediato, non può essere di chilometri. Quindi questo è un dialogo che ho iniziato. Ma mi sembra che ci sia stata un'apertura sulla concessione del plateatico, ad esempio. Sì, assolutamente. Per quanto lo riguarda, dicevo. Ma ecco, certamente. È chiaro, certamente, che creerà dei disagi, magari speriamo che duri poco questo momento, però diciamo che per motivi di sicurezza e igiene, certo. Si è creata questa situazione un po' contorta, diciamo. Noi ritorno a quello che hai detto prima tu sulla questione dell'apertura delle porte. Noi stiamo rispettando tutto un piano di sicurezza che è volto ad evitare l'assembramento all'interno del mercato della pescheria. Ovviamente gli accessi poi alle attività produttive, quindi di ristorazione, in Fondamenta Marangoni arrivano anche da accessi laterali, diciamo che non è proprio così preclusa, certo, la possibilità. E cosa vuoi che ti dica? Che noi speriamo che questo disagio insieme all'amministrazione possa essere superato, quindi dando la possibilità magari di trovare degli spazi per noi per poter parcheggiare in questo momento e non privare le attività produttive di questa zona, in particolare di poter svolgere con continuità e con anche abbondanza di avventori sia del bar che del ristorante in Fondamenta Marangoni, che tra l'altro è uno degli angoli più belli della Riva Vena, lato pescheria, certo, che abbiamo a Chioggia, che invitiamo naturalmente tutti a continuare a visitare e a frequentare. Bene, allora ringraziamo l'ex assessore, però sempre presente nella nostra città, perché ama la nostra città, si è
diciamo, è diventata di Chioggiotta di fatto. Oh, grazie, questo ringrazio, perché sentirsi dire ad onorem Chioggiotta. E sarà per la prossima occasione, speriamo di avere delle novità. Sì, io ringrazio voi come al solito e adesso mi sposto verso un altro degli angoli più belli di Chioggia, proprio che è la parte di San Domenico, che anche questa non tutti conoscono, ma vale la pena di fare assolutamente due passi. E poi si dice sempre che chi arriva a metà corso deve per forza arrivare all'acqua e fare il giro, e allora dico, oltre il giro dell'acqua, passate anche per San Domenico. Grazie. Con questo spot promozionale della nostra città salutiamo gli amici all'ascolto.